Dove si va? Ovunque ci conducano i Templari. Liam, non è proprio da te partire senza un piano. Con o senza piano, scegliamo noi dove combattere. E noi siamo più forti sul mare. Hai ragione. Salpiamo allora. Abbiamo solo una pista, Shay. Speriamo che ci porti vicino ai manufatti. Quindi Achille ti ha dato questa missione? No, io devo assegnarti una missione. Cerca di scoprire cosa ha rubato Macandal. Devi recuperare la scatola dei precursori e il manoscritto. Ecco il tuo incarico. E qual è il tuo? Guardarti le spalle. Achille non si fida molto di me, vero? Tempo al tempo, Shay. Fallo per lui, per noi. E otterrai ben più della sua fiducia. Liam, tu sai cosa sta scrivendo Achille? Vedo che sta sempre nel suo ufficio, sepolto dalle carte. Tiene registri, scrive resoconti, studia quel poco che si sa dei frutti dell'Eden. E ovviamente si tiene in contatto con gli assassini degli altri continenti. Ovviamente. Liam, sei proprio un palo nel culo quando dai per scontato che tutti sappiano quello che sai tu. Che posso farci se Achille vuole che sia informato sulle nostre controparti in Europa e altrove? Chi sei, il figlio prediletto? Connor è il figlio prediletto, e l'unico. Allora è il suo erede. Connor erediterà la sua casa, ma tu sarai mentore. Vedremo. Come vuoi, principe reggente degli assassini. Chiamami di nuovo così e ti do in pasto agli squali. Hey boys, it's a damn tough life, full of toil and strife, we will a man undergo. We don't give a damn when the gale has stopped, how hard the wind it blows. We're homeward bound to... It's a grand old sound on a good ship, home and free. Don't give a damn, we'll drink or run with the girls on old Maui. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're outward bound from the Arctic ground, rolling home to old Maui. Safe and sound at home again, let the waters roar. Hey! Ships may come and ships may go. Signore! Well, anchors on board and our rags are set. Orario, boom, alle. I walked down on Broadway one evening in July. I met a maid who asked me trade and a sailor John said I had it. So away you send it, my dear. Il vento non mi piace, Capitano Corbin. Life, we will a man undergo. And we don't give a damn when the gale has stopped.
how hard the wind did blow. We're homeward bound, 'tis a grand old sound on a good ship port and free. We don't give a damn when we drink or rum with the girls. Lasciate solo i remi! Ancora! Credi mi venderesti chili di quelle ragoste in Francia. Ah, ecco il venditore di cavoli. Era ora. Abbiamo un indizio su quel manoscritto. Mi stupirebbe sapessi leggerlo. Nessuno ci riesce, imbecille. Ecco perché i Templari ci stanno mettendo tanto. Ma un alleato li ha spiati per conto nostro. Un pirata? Una spia amica dei pirati. Salperemo per anticosti. Sarà un buon banco di prova per quella latrina che chiami nave. Quanto possiamo fidarci dei pirati? Li considero come fratelli, Shay. Quando sarà il momento, ci aiuteranno a combattere i Templari. Se solo gli inglesi si rendessero conto che dovranno. Quindi i Templari hanno davvero in pugno le colonie? Non proprio, ma la loro influenza è molto potente. E la spia che dobbiamo incontrare? Non devi preoccuparti di Le Chasseur. È fedele alla confraternita. Ha degli amici in entrambe le flotte, quella francese e quella inglese. E conosce quello che succede da queste parti più di quanto tu possa mai sperare di sapere. Liam, cosa mi puoi raccontare di Adewale? È evidente che lo ammiri molto. Sì. Ho avuto l'onore di lavorare con lui. Non ho mai conosciuto nessuno così dedito alla causa. Ma non è solo questo. Adewale era già una leggenda prima di unirsi alla confraternita. Era un pirata, il flagello delle Indie Occidentali. A contatto con... smaggi come Barbanera, Woods Rogers e Calico Jack Rackham. Allora, quei pennoni sono pronti? Lì, capitano. Un vascello inglese. Pare che sia in pericolo. Va benissimo. Forse dovremmo aiutarli a finire in fretta in fondo al mare. Non siamo affrettati. È pieno di merci reali. Guarda con il binocolo. Dai un'occhiata a questo. La giornata giusta per le tasche di Re Giorgio. Attenzione. Basterà qualche sparo, però. Capitano, cessa il fuoco. Non la dobbiamo fargli vedere chi è sei, capitano. All'arrembaggio! Possiamo salire il a bordo e il bottino è nostro! Per la Morrigan! Siamo messi ma... Capitano, il mare da qui ad anticosti è pericoloso. Rinforziamo la Morrigan prima di proseguire. C'è un capitano di porto qui vicino.
spendiamo i nostri soldi in miglioramenti. Non sapevo ci fosse una confraternita ad Haiti. Sì, François McCandall è il mentore. Molti dei suoi sono reclutati tra i Mapuche. Sono gli schiavi fuggiaschi e i loro figli, giusto? Esatto. È un peccato. Scappati da condizioni orribili e poi uccisi dal terremoto. Ma Haiti è una colonia francese, no? Sì, lo è. E qui gli assassini aiutano Re Luigi. Ma ad Haiti i francesi possiedono gli schiavi che vengono liberati dagli assassini. E questo è il posto? Ci sono solo pescatori con i loro attrezzi. Sì, la pesca è fondamentale per persone. Ma andrà benissimo per quel che ci serve. Calate l'ancora! Cosa avete bisogno oggi? Grazie per la fiducia, capitano. Metterci in rotta per anticosti. D'accordo, le chasseur ci sta aspettando. Il mare da qui ad anticosti è pericoloso, ma la Morrigan è abbastanza resistente. Ehi, di bordo! Altri pescatori da per sé. Navi nemiche! Stanno facendo affondare i pescherecci. Saranno che i pescatori abbiano invaso la loro zona. La pagheranno! Guarda caso, pongono proprio tra noi e anticosti. Che ne dici se facciamo affondare tutti qua? Una volta tanto mi trovo d'accordo con te, Shay. Questa sì che è una sorpresa. Via le vele alte! Via le vele! Viva! Liberate i trevi! Aprite le vele! Tiratele fuori tutte! Nave da guerra in arrivo! Oh! È una cannoniera! Tenetevi! Giù dai pesci! Oh, guardando!
abbiamo. Manca molto per l'isola di Anticosta. Ma il tuo amico spia è già... Spero che Le Chasseur abbia altre informazioni sul manoscritto. Può darsi che abbia già scoperto come funziona tutto. E io sono l'imperatore di Roma. Ave Cesare! Aria salata, cielo ovunque. In mezzo all'oceano, un uomo è davvero libero. Che ne pensi, Liam? Siamo qui per una ragione. A che serve la libertà, se non puoi nemmeno assaporarla e godertela? I Templari infestano il continente come una piaga. Finché ci saranno loro, non mi sentirò. Io penso che dovremmo soltanto parlare con loro, invece di stare nascosti. E che faresti? Un bel sorriso e un augurio di buona giornata mentre ti ammazzano? Beh, certo che no. Sono bastardi assassini che vogliono dominare il mondo e i popoli. Non dimenticarlo. E noi non abbiamo niente a che spartire con loro. Eccola lì. Anticosti. Le Chasseur dovrebbe essere lì. E se siamo fortunati, saprà dove trovare il manoscritto. Manca molto. Vedete gabbie e controvelacci! Tracca qui, capitano. Siamo giunti all'isola di Anticosti. Il rumo fa schifo. Fammi vedere. Non è È successo a quel muro? Pare sia stato colpito da una cannonata. Ho da estrarre la pietra dal terreno gelato. Ci vorrà tempo a riparare. Chissà perché ci sono tutte queste navi della marina. Suppongo. Allora, come va? Guarda un po' qui. Ho preso in prestito questi progetti dalla marina inglese. Non ho mai visto niente di simile. Bene. Ci serviranno armi più potenti. Le Chasseur, permettimi di presentarti un amico. Si chiama Shay Cormac. Signore, buone notizie. Su questa stessa nave ho intravisto il manoscritto che cercate. Era redatto in una lingua esotica, a me incomprensibile, piena di disegni. Piante e animali degni di un vero piomane. Non c'erano delle carte? Nessuna mappa? No. Forse è necessario qualche codice, ma né io né gli inglesi lo conosciamo. Dov'è il manoscritto ora? L'uomo che l'aveva agiva per conto di un certo Washington. Conosco quel nome. È un importante templare, non è vero? Già. Lawrence Washington aveva grandi ambizioni e i templari l'hanno aiutato. Shay, andiamo a cercarlo. Ti siamo debitori.